Carissimi fratelli e sorelle, a nome di tutta la Fraternità dei Cappuccini di San Giovanni Rotondo e della provincia di Sant'Angelo e Padre Pio, voglio esprimere ancora una volta il saluto di benvenuto a tutti voi qui presenti a San Giovanni Rotondo, per vivere questa veglia di preghiera e commemorare il beato transito di San Pio da Pietrelcina a 55 anni dalla sua morte. Un fraterno saluto ed affettuoso anche a coloro che ci seguono attraverso Padre Pio TV, in particolare ai malati e a quanti non hanno potuto raggiungerci per diverse ragioni. Diamo inizio con questa liturgia a questo grande momento di preghiera, che culminerà appunto con l'Eucaristia e la commemorazione del transito e che, come già annunciato all'inizio, segna anche l'inizio di un itinerario francescano che dopo 800 anni ci farà commemorare quest'anno e in quelli a seguire alcune date francescane significative. Le ribadisco: l'approvazione della regola il prossimo 29 novembre, il primo presepio di Greccio a Natale, la stigmatizzazione di San Francesco il 17 settembre del 2024 e nel 2025 la composizione del Cantico delle Creature. Infine, l'ottavo centenario della morte del Serafico Padre nel 2026. In questo itinerario è incastonato anche come momento ecclesiale culminante il Giubileo del 2025 per tutta la Chiesa. Senza dubbio Padre Pio ci accompagna in questo percorso e ancora una volta ci ricorda, da umile figlio di San Francesco, come la parola di Dio, il Vangelo, in sostanza Cristo stesso, è la roccia su cui costruire il nostro solido progetto di vita cristiana. In questi giorni si è tanto parlato del cuore di San Pio, l'insigne reliquia che custodiamo con amore e devozione in questo santuario e che, come ogni anno, abbiamo intronizzato anche questa sera accanto all'altare. Certamente questo nobile resto del suo corpo, che ha tanto palpitato d'amore verso Dio e verso i fratelli sofferenti nel corpo e nello spirito, ci aiuta a sentire ancor più vicino spiritualmente l'amato Padre, a cui ci rivolgiamo per ogni nostra necessità. Tuttavia, come segno singolare, egli rimanda al cuore del messaggio che scaturisce dalla vita e dalla testimonianza di santità di Padre Pio e che si identifica con la parola stessa del Vangelo. Chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica sarà simile ad un uomo saggio che ha costruito la sua casa sulla roccia. San Francesco d'Assisi ha tradotto questa espressione in una regola che fin dall'inizio richiama le parole di Gesù. La regola e la vita dei frati minori è questa, cioè osservare il Santo Vangelo del Signore nostro Gesù Cristo, vivendo in obbedienza, senza nulla di proprio e in castità. Regola che dopo 800 anni conserva ancora la freschezza del carisma evangelico, di un'esperienza straordinaria che oggi, come allora, può trasformare e rigenerare la Chiesa, ma anche il mondo, per un futuro di pace e di fraternità tra i popoli, nell'amore e nel rispetto anche di tutto il creato. Una regola che per Padre Pio è diventata vita vissuta intensamente, come consacrazione a Dio e ai fratelli, secondo quanto San Paolo, scrivendo ai Romani, esortava a vivere. Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, ad offrire i vostri corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio. È questo il vostro culto spirituale.
Non conformatevi alla mentalità di questo secolo, ma trasformatevi, rinnovando la vostra mente per poter discernere la volontà di Dio, ciò che è buono, a Lui gradito e perfetto. Sorelle e fratelli carissimi, mentre veneriamo l'insigne reliquia del cuore di San Pio per affidargli le nostre pene, le nostre necessità, i nostri voti, imploriamo in particolare in questa veglia la sua intercessione per la pace in Ucraina e nel mondo intero, per le vittime del terremoto in Marocco, dell'alluvione in Libia e per tutti coloro che soffrono a causa di queste ed altre calamità. Non dimentichiamo però di cogliere anche il cuore del messaggio limpido ed esemplare che proviene dalla vita e dalle opere che Padre Pio ci ha lasciato anche in eredità, oltre alla reliquia del suo corpo e del suo cuore, proprio per raccogliere quella stessa esortazione che lui ha fatto come parola viva e ha vissuto come parola viva e che noi dobbiamo commemorare ma ravvivare per essere anche noi, insieme con lui, persone che si consacrano a Dio con tutto il cuore e che offrono la loro vita per la causa del mondo intero. Anche per noi quindi l'esortazione di Paolo: non conformatevi alla mentalità di questo mondo, ma trasformatevi, rinnovando la vostra mente per poter discernere la volontà di Dio, ciò che è buono, a Lui gradito e perfetto. Amen.